Presidente, intanto congratulazioni, l'Appennino ha salutato subito questa elezione con molto calore. Soddisfatto? Sono molto soddisfatto, onestamente non mi aspettavo un risultato così bello e così importante. Mi sento addosso tutta la responsabilità di un risultato così. Devo dire che c'è stato un bellissimo lavoro di squadra, un lavoro di condivisione da parte di tutto il centro-sinistra, il lavoro di Roberto Solomiti, della sua segreteria, per cercare di appunto lanciare un messaggio che quando si collabora si cerca di fare dei percorsi condivisi, dei percorsi appunto dove si tiene presente tutti i territori, compreso quello della montagna e quelli di periferia come anche la bassa modenese, e poi i risultati si portano a casa. Quindi sono davvero molto contento. Sono contento per me chiaramente, ma sono contento per la mia montagna, sono contento per chiaramente tutte quelle persone che hanno lavorato insieme a me proprio per questo risultato, cioè quello di provare a portare a casa un obiettivo, un progetto, che è quello di costruire una casa per tutti i comuni. Io vorrei che fosse questa la provincia e quindi lavoreremo per questo. Con l'ex presidente a questo punto Tomei avete condiviso alcune cose, tra l'altro è il secondo presidente che viene proprio dalla montagna, sicuramente su quei temi ci sarà continuità, però quali sono i temi che passano da Tomei a Braglia più cocenti? Assolutamente, grazie per la domanda e ne approfitto per ringraziare il presidente Tomei che ha fatto un lavoro veramente importante in questi 4 anni facendo crescere la nostra provincia e partendo già proprio dal presupposto che dicevo prima, cioè quella di renderla una casa di disponibilità per i comuni. Chiaramente il lavoro è stato molto, ce n'è ancora tanto da fare, si parte da tutto il tema della viabilità, all'edilizia scolastica, al supporto per i comuni per il tema della pianificazione. Sappiamo che i PUC adesso interessano tutti i comuni, ci sono dei percorsi importanti che sono in essere e tanti che arriveranno, ma anche al supporto con le professionalità interne della provincia per quelli che sono, diciamo, il sostegno ai comuni che magari hanno bisogno di determinate professionalità che internamente non le possono avere. Penso all'ufficio di avvocatura unico, penso all'ufficio stampa, penso a tutto il tema delle pari opportunità. Insomma, devo dire che la provincia, nonostante diciamo la legge del Rio, oggi comunque torna ad avere delle funzioni che per i comuni sono indispensabili e speriamo davvero che possa continuare ad averne sempre di più, avere sempre più risorse e professionalità da mettere a disposizione per quella grande casa dei comuni che vorremmo che diventasse. Gli ultimi giorni del suo mandato Tomei ha ribadito l'importanza di passare oltre, di recuperare quelle funzioni che sono state tagliate sostanzialmente dalla riforma. Lei è d'accordo in questo? Assolutamente sì, io sono perché si possa tornare all'elezione diretta e a ridare alle province uno spazio importante, delle risorse importanti perché possano investire sempre di più sul territorio ed essere sempre più vicino al territorio.